Mi sa che la zanzariera è un po' rotta. E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Gun On, un canale dedicato al mondo della casa. E oggi video molto veloce, come riparare una zanzariera rotta. Scusatemi se tengo gli occhi un po' così, ma c'è il sole e non riesco a tenerli aperti. Può capitare che, finita la stagione estiva, le nostre zanzariere possono aver riportato qualche danno. Magari è stata la grandine, magari è stato il vento, magari è stato qualche insetto. E secondo me, nel mio caso, è stato proprio un insetto, anche perché abitando vicino al bosco, ho di tutto e di più. Comunque non preoccupatevi, perché in questo video vi farò vedere passo dopo passo come risolvere il problema. Basterà solamente utilizzare un nastro del genere, se occorre anche voi vi lascio il link in descrizione, e andare a rattoppare il foro. Un foro è qui. Uno è qui. E può essere un altro più piccolo qui. Bene, e ora andiamo a tappare la foratura, che è questa. Vedete? È questa qui. Vi ho fatto vedere che ce ne sono tre di forature. Questa riesco a farlo anche da solo, perché sarebbe meglio farla in due. Dipende poi la zanzariera dov'è che è strappata. Perché qui riesco a lavorare. Qui in fondo è già più difficile, perché si riesce a bloccare la zanzariera da soli, poi vi faccio vedere, ma non ho le braccia abbastanza lunghe per riuscire a arrivare a chiudere anche questi fori qua, questo foro qui. Sarò sincero, potevo anche dargli una mano, ma perché privarlo di questo divertimento? No? Quindi, ricapitolando, è un lavoro che si può fare anche da soli, ma dipende se è vicina alla chiusura. Ma allora si riesce a farla anche da soli. Più ci si sposta verso la parte iniziale, dove c'è il rullo, più risulta difficile. Per poter lavorare da soli, vi svelo un trucchetto che, vabbè, quasi tutti conoscono, però io ve lo faccio vedere lo stesso. Zanzariere come questo tipo, e quindi non presettate, a rullo, insomma, una volta sbloccate al loro gancio, tornano indietro da sole, fino alla parte iniziale, al rullo iniziale. Ma se noi vogliamo lavorare da soli, la dovremo bloccare questa zanzariera. E come facciamo? La zona che dobbiamo coprire è questa. Quindi mi avvicino il più possibile al rullo. Ok, direi così può andare bene. E con un cacciavite, può essere a croce o piatto, va bene lo stesso, andiamo a incastrarlo qui dove c'è il rullo. Lasciamo andare la zanzariera, adesso lo sto tenendo fermo con un piede io, e rimane in questa posizione. Quindi potremo andare a lavorare tranquillamente. Gli strumenti che utilizzeremo per tappare la foratura allo strappo sono questo nastro. Io utilizzo questo perché è abbastanza resistente, è adesivo, ripara zanzariere, però in fibra di vetro, quindi è un po' più tenace rispetto a quelli che si trovano in commercio. E essendo rullo è più modulabile, perché se ho una foratura così ritaglio un pezzettino e sono a posto. Se invece la zanzariera è proprio strappata in lunghezza per più punti, ad esempio, allora posso utilizzare più nastro. Esistono anche quelli già pretagliati, però io preferisco prodotti che si possono adattare alla situazione. Avremo bisogno poi di una forbice per tagliare il nastro. Uno spessore abbastanza rigido, vabbè, io uso questo legno di scarto da mettere qui dietro per fare la battuta e poi un altro piattino per stendere bene il nastro biadesivo. Prendiamo il nostro nastro e apriamolo. Il colore è grigio, se volete vi metto anche in descrizione uno nero più scuro. Ecco, è così. Ovviamente non è traforato, perché essendo biadesivo per forza farà una sorta di tappo. E
Altra nota negativa è che tappandolo vedrete comunque il profilo, però purtroppo non ci si può fare molto in questo senso. Tagliatelo per la misura adeguata, non deve solo coprire questo pezzettino qua, ma deve avere anche una superficie utile per poter aderire bene alla zanzariera, altrimenti si staccherà quasi subito. Quindi direi che così potrebbe andare bene. E questo è il pezzo che utilizzerò. Mi raccomando, la zona dove andrete a stendere l'adesivo dovrà essere ben pulita, altrimenti si staccherà. Un'altra cosa buona da fare sarebbe quella di sovrapporre l'adesivo esattamente nella stessa posizione delle vecchie maglie, nel senso, se si mette l'adesivo abbastanza centrato rispetto alle maglie precedenti, si noterà leggermente di meno l'effetto. Se sarà un po' disassato si vedrà di più, però vabbè, non cambia molto. E facendo attenzione andiamo a sovrapporlo alle maglie per quanto possibile. Ok, una volta trovata la posizione, con uno spessore di contrasto andiamo a posizionarci qui, e con l'altro piattino che vi ho fatto vedere tentate di schiacciarlo il più possibile bene. Adesso vediamo se si infila bene dentro nel rullo. Ok, allora, come vi ho detto prima, purtroppo si vede, cioè a livello estetico fa un po' schifo, però se non volete cambiare totalmente il rullo, questa è la soluzione più veloce. Bene ragazzi, il lavoro è fatto. Lo so, fa schifo l'effetto, però anche la finitura del nastro è comunque lucida. E essendo anche dietro con più adesivo è ovvio che dia un effetto diverso. Questo è lucido, qua invece il resto è traforato, quindi a meno che non vogliate sostituire completamente la rete, questa è la soluzione più pratica possibile. Se siete interessati invece al modello della zanzariera che avete visto qui, vi dico che è una zanzariera che si monta senza fischer, senza tasselli. Ho fatto due video in cui vi mostro come montarle, uno qui e uno qui. Con questo tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!